Dal Vangelo secondo Luca. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro, perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, non disturbarti. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito». All'udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande». E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Mentre ascoltavo la parola di Dio, mi è venuto in mente questo fatto tanto bello del Vangelo: il governante che prega per uno dei suoi, questo centurione che prega per uno dei suoi. Anche i governanti devono pregare per il suo popolo, e questo prega per un servo, forse per un domestico, ma no, è il mio servo. Io sono responsabile di lui, i governanti sono responsabili della vita di un paese. È bello, no? Che se il popolo prega per i governanti saranno capaci pure di pregare per il popolo, come questo centurione che prega per il suo servo.